Io partirei dalla sintesi delle slide che non avevo visto ma che mi immaginavo di Testadori, che a due giorni da l'incarico mi aveva mandato un PDF con una presentazione di questo genere e io non l'ho ringraziato, gli ho mandato una mail dicendo ci sentiamo e ho sempre cercato di capire come riuscire a realizzare questi interventi. Poi ho letto un libro che era Come eravamo, dove c'era del direttore che stasera ha fatto una sintesi eccezionale dei temi che abbiamo all'ordine del giorno rispetto alla città, ma anche rispetto alla messa in funzione di sistemi che nel passato hanno permesso alla città di svilupparsi e che adesso diciamo sono in stand by, no? E che potrebbero essere recuperati. E il titolo di questo paragrafo, che era dedicato al rapporto tra città e acqua, si chiamava Il petrolio bianco, che stasera ha ripetuto, è stata la base che mi ha confortato, perché come sempre succede nelle polemiche, una delle accuse è ti occupi di energia e non ti occupi della forma della città, e dimenticando che noi abbiamo bisogno di reinventare la città andando a riprendere. Infatti il tema della rigenerazione urbana, del recuperare non solo gli edifici ma anche le funzioni, anche i rapporti un po' più equilibrati che esistevano tra città e territorio. In particolare, la cosa che mi ha sempre affascinato del lavoro che aveva fatto Testadori è quello di mettere insieme una serie di elementi che erano vicini ma che non significavano e non significavano tra di loro neanche i pordenonesi, che i laghetti li hanno chiusi quasi a metà. Infatti il nostro geologo, voi vedrete le tavole geologiche, sono molto istruttive della storia recente, che fanno vedere che i laghetti sono stati tombati, no? Per circa il 50% della loro superficie. Erano i piccoli, no? Erano le piccole vallate c'erano i terrazzi naturali dello scavo di questi canali che sono stati tombati per fare più spazio alla città che si sviluppava. E allora io penso che il tema della rigenerazione urbana non è solo un discorso da ragioniere, che pure è importante perché l'urbanistica deve fare i conti precisi di quanto dobbiamo recuperare in termini di quantità, di come fare, quali sono le tecniche, ma anche di recuperare i sistemi preindustriali che hanno garantito alla città, che avevano molto meno energia, avevano molto meno capacità di sopravvivere a tutti gli eventi traumatici. Quello che noi chiamiamo resilienza e che è il termine che è stato introdotto prepotentemente dai valutatori ambientali, dagli ecologi, per descrivere da una parte una nostra debolezza, la estrema fragilità delle città, e dall'altra parte la capacità, la necessità di sviluppare delle tecnologie che devono essere tecnologie sostenibili e quindi devono essere delle tecnologie di sistema che siano artificiali come tutta la tecnologia, ma anche ecologiche nel senso che devono essere calibrate nell'uso delle risorse per non durare 20 anni, per non durare 50 anni, ma per durare secoli. E il sistema delle risorgive, dei corsi d'acqua e dei laghetti è un vero e proprio sistema ecotecnologico che è stato inventato dai pordenonesi 3 secoli e mezzo fa e che dimostra la sua resilienza ma anche la sua sostenibilità, perché adesso ancora funziona, è il sistema ambientale, l'unico grande sistema ambientale che avete all'interno della città, e poi lo vedremo bene, e produce tutti i giorni che Dio anda sulla terra circa 1 megawatt di energia rinnovabile, nessuno lo sa ma si produce, e questo è l'inizio di quello che potrebbe essere
è tanto se pensiamo all'interesse che la città gli dedica, ma potrebbe essere migliorato. E quindi noi abbiamo una macchina assolutamente interessante da tantissimi punti di vista. Vado avanti a fare una sintesi, slide di cui vi ho già parlato, che servono poi per la presentazione su un Pordenone più facile, quindi chi ha voglia poi se le riguarda lì. E la cosa eccezionale di questa immagine è che i pordenonesi dei secoli precedenti avevano già creato un'analisi molto precisa del loro territorio e delle funzioni produttive, che erano l'agricoltura ma anche la tecnologia, che si svolgevano all'interno, fuori dalla città, e avevano creato questa macchina incredibile che erano riusciti ad adattare fino al periodo industriale avanzato, perché il Pordenone si dice che è stata l'unica città del Friuli e della zona prossima del Veneto che aveva anticipato lo sviluppo industriale rispetto alle altre città, proprio perché attraverso i sistemi idraulici riusciva a fare la supplenza al carbone che ancora non era arrivato, perché non era arrivata la ferrovia. Dunque una macchina molto interessante da esaminare, che però ha tanti elementi ambientali di sostenibilità. Vai veloce che se non io... Ecco, quindi noi abbiamo un sistema che è ecologico perché sicuramente sfrutta risorse rinnovabili e locali. La specificità, gran parte dell'identità, no? Di questo sistema di acque che scorre sotto Pordenone, e delle risorgive, dei corsi d'acqua artificiali naturali che sono stati fatti, dei laghetti e della capacità di migliorare dal punto di vista ambientale tutto il sistema urbano. Però è anche un sistema sicuramente artificiale. Vai. E attualmente io sfrutto tutto l'intervento del direttore, no? sulla crisi del sistema all'inizio della prima guerra mondiale, viene in bomba, non so dove sono troppo vicino là, così? Quando l'industrializzazione ha cambiato i connotati della capacità di questo sistema di resistere dal punto di vista della fornitura di energia, e nello stesso tempo, dopo la seconda guerra mondiale, è iniziata l'urbanizzazione delle zone attorno a questi laghetti, che sono diventati, da periferia nella campagna, però delle centralità della nuova città fuori le mura, e quindi automaticamente hanno cominciato a svolgere, seppur passivamente, un'altra funzione, che è quello di poderosi e potenziali corridoi ecologici all'interno della città. Vai. La funzione ambientale è stata descritta da Tessadori e non mi soffermo. Esiste una potenzialità di carattere energetico, queste sono le chiuse dei laghetti che voi meglio di me conoscete. Vai. Questa è una tabellina, giusto per fare anche la parte quantitativa, che dice qual è la produzione istantanea di energia elettrica da fonti rinnovabili, che fa un sistema che pochi considerano. La possibilità di produrre potrebbe essere molto più alta, ma non è solo quello, perché l'acqua è ormai, dal punto di vista energetico, una delle fonti più importanti, che a Milano è usata, diciamo, all'80% dei nuovi interventi che si fanno dal 2000 in avanti in città dal punto di vista energetico, che è quello dell'utilizzo delle pompe di calore, perché consentono una cosa che nessun altro sistema permette: l'eliminazione delle emissioni locali. Ci saranno delle emissioni da un'altra parte dove c'è la centrale elettrica, se poi li mettiamo i pannelli solari forse abbiamo emissioni zero comunque, però nella nostra realtà è molto importante. Noi facciamo delle riunioni di maggioranza dove ci sono molti medici, e questi medici ci dicono: attenzione, che
il tema della salute e dei grandi assi stradali non è un tema di richiamo pubblicitario, non è una cosa formale, è una cosa sostanziale, perché i dati delle morti da tumore, no? E quindi ormai l'ASL le ha raccolte purtroppo in una lunga classifica, una lunga analisi, e le localizzazioni testimoniano una forte relazione tra le emissioni da traffico, per esempio, e gli incidenti alle vie respiratorie. E quindi, se non possiamo diminuire come vorremmo il tema del traffico stradale, ma riusciamo almeno a diminuire, cosa che possiamo diminuire, e annullare l'incidenza delle emissioni da riscaldamento degli edifici, e forse riusciamo a fare una cosa che è ancora un regalo che in maniera indotta questo grande sistema ecotecnologico ci può dare. Vai avanti. Ecco, c'è una cosa strana, che i laghetti, che sono la parte più evidente, no? Di questo sistema, una volta erano il centro dell'attività e della produzione insieme all'agricoltura, poi sono diventati un elemento importante per la produzione manifatturiera, quindi i laghetti erano tenuti in ordine, controllati, perché la produzione delle fabbriche era subordinata al loro funzionamento. Poi, con lo sviluppo della città, sono diventati sì un ambito, diciamo, non edificato e quindi diciamo utile dal punto di vista ambientale, ma non gestito, e comunque i laghetti sono stati, almeno dagli anni 60 a oggi, il retro della città. Un retro imbarazzante, perché aveva dei problemi di stabilità, quindi bisogna stare lontano, insomma c'erano dei problemi, ma la città si è costruita immaginando che quello fosse un retro. Il laghetto San Giorgio è l'esempio più clamoroso di come si può trasformare un retro che nessuno conosceva e che aveva un sacco di problemi in una nuova immagine di città. E l'operazione che è stata fatta da bravissimi architetti, ma anche facendo un ragionamento di carattere culturale, che è quello di trasformare il retro in un fronte e quindi ridare la centralità. E questo è il tema che noi dobbiamo portare avanti. Le indicazioni di Tessadori sono: avete una macchina, è una macchina che fa tante cose, è una macchina che, dico io, è sostenibile, lo è stata per secoli, è una macchina che per vari motivi ha aggregato attorno a sé, perché era uno spazio libero tra le case, quando c'è stata la grande espansione, ha un'alta percentuale di servizi pubblici, collega, ovviamente collegata strutturalmente perché fatta apposta col Noncello e con tutto il sistema ambientale, è la macchina formidabile anche per partire da lì a realizzare i corridoi ecologici che potremmo realizzare all'interno della città per valorizzare e ampliare l'aspetto positivo di questo sistema. Vai. I temi quindi sono che nel piano cercheremo di introdurre, quali sono tutti gli aspetti importanti che questo sistema ecotecnologico può assolvere. C'è quello di carattere ambientale, c'è un aspetto di carattere energetico che non è da sottovalutare, c'è la capacità di mitigazione di carattere ambientale che è rappresentato dalla presenza dei corridoi all'interno della città. Saltami il testo, ecco. E un altro problema che solo utilizzando ancora una volta questo grande sistema prodotto nel passato possiamo risolvere. Pordenone è allagata sempre, almeno fino a un metro e mezzo dalla superficie. E questa cosa ha prodotto e produrrà sempre problemi rispetto alle fognature. Questo è un quadro molto recente che è stato fatto di analisi delle criticità
rappresentate dal sistema fognario. Sinteticamente i colori indicano il livello di sofferenza, il tema è tutte le fognature, tutti gli acquedotti hanno delle perdite, lo sappiamo, lo sentiamo. Il tema della fognatura di Pordenone è che non perde fuori ma funziona da accumulatore. Per ogni metro cubo di acqua che arriva al depuratore, acque nere, fognature, ne arrivano 60 metri cubi di acque della falda. Questo è un grosso problema, è dovuto non al fatto, perché io devo dire che i servizi a Pordenone sono eccezionalmente in ordine, noi viviamo in una regione che non sarà mai così ordinata, le nostre città non sono mai state prima del periodo di crisi così in ordine in Lombardia, per cui voi siete messi bene dal punto di vista dei servizi e della loro gestione, tuttavia questo è un problema strutturale. Il sistema ecotecnologico può aiutare anche in questo, perché noi possiamo far tornare i canali che vanno dalle risorgive ai laghetti e al Nonchello, il sistema per convogliare le acque bianche che adesso vanno in fognatura, e questo lo possiamo fare ripescandole e utilizzandole per le pompe di calore. È una macchina incredibile che abbiamo a disposizione, che ci fa risparmiare anche da questo punto di vista. Nel piano noi metteremo tutti questi elementi e le metteremo come possibilità successive dal primo elemento di riconoscere il sistema. Vai. Ecco, questa è un'analisi, è una tavola che abbiamo già preparato, che stiamo discutendo con gli uffici del sistema ecologico, del sistema dei corridoi ecologici, e l'immagine che adesso Tosca mi dà un po' più di dettaglio, è l'immagine che avete visto prima, era su un Google, su un'immagine di Google, questa è un'immagine cartografica, ma che fa vedere il sistema del Nonchello e il sistema ecotecnologico con le rogge e i canali che entra all'interno della città. Partendo da questo elemento, come suggeriva il discorso della sfumatura di Tessadori che fa l'architetto, io sono più preciso, faccio ortogonale perché devo fare l'urbanista, ma è lo stesso tema, può proseguire, attraversare tutto il sistema definito dalla Pontebbana e arrivare a nord nelle aree agricole. Una grande trasformazione nel nostro modo di intendere la città, un grande regalo, perché il 95% del sistema c'è già e quindi queste cose si possono fare. Quest'immagine non prevede di fare un metro quadro in più del verde che già c'è. Tutto il verde che è stato disegnato esiste già, sono aree pubbliche e aree private, le aree private rimarranno private, le aree pubbliche rimarranno pubbliche, ma questo enorme corridoio esiste e questo è il primo passo. Il secondo passo è il discorso energetico e poi la capacità di creare progetti uno sull'altro per cominciare a allargare e a riappropriarsi di questa grande macchina che può fare molto per la città. Il tema della rigenerazione è un tema diverso dall'espansione della città. I piani dell'espansione erano piani dove le amministrazioni non facevano nulla, da un certo punto di vista, si limitavano a regolare la crescita, cioè morigeravano, dicevano sì, il modo di fare le cose. I piani della rigenerazione urbana sono i piani dove ci sono non solo risorse scarse, ma come è stato detto, anche idee scarse, che quindi devono essere scarsa sicurezza nell'azione, perché è radicalmente diversa dal passato. E quindi abbiamo bisogno di una vision, che però non è una vision tradizionale dell'espansione della città, di nuova parte di città, ma di ridisegno dell'esistente, inventando nuove funzioni e nuove relazioni che finora non ci sono state. Questa macchina è veramente una macchina unica nel suo genere in Italia. Vai. Graduazione della proposta vuol dire che noi pensiamo
intanto al sistema dei corridoi ecologici, cioè di utilizzare questa struttura per un grande sistema verde all'interno della città, di utilizzare le acque e mettere a disposizione le acque per fare una serie di interventi di, per aumentare la sostenibilità energetica, di utilizzare i corsi d'acqua per togliere l'acqua bianca, no? Quindi che non è inquinata, che era l'acqua di risorgiva, all'interno delle fognature e alimentare maggiormente i laghi, e poi per cercare di costruire, completare nuove turbine, sono all'interno dei canali, per ora c'è un megawatt, potrebbe esserci di più. E tutto questo è l'elemento di riappropriazione del rapporto con l'acqua che può spettare, e noi lo metteremo all'interno del piano struttura del PRGC, la possibilità di trasformare il parcheggio Marcolin e di togliere l'argine. E questo starà all'interno del piano struttura, quindi verrà rappresentato e dichiarato. Naturalmente è una roba complicata, è una macchina molto costosa. Bisogna avere un nuovo rapporto che va sviluppato tra la città e l'acqua. Dobbiamo avere una città che è più sicura, e per cui non possiamo avere tentennamenti, per esempio nell'interpretare le indicazioni del PAI, che ci dice quali sono le zone esondabili. Per fare questa cosa, per scegliere questa strada, per imboccare questa strada, la collettività deve essere convinta che la città deve essere sicura e che quindi si può permettere anche questo lusso, perché è sicura in tutte le sue parti e quindi può avvicinarsi all'acqua senza problemi. E questa è una grande scommessa, il fatto di metterlo all'interno del piano, anche se naturalmente creerà un sacco di polemiche, ma tanto si creano per ogni cosa, è importante perché effettivamente il rapporto con l'acqua e la modifica del rapporto con l'acqua sta nella definizione, nella ridefinizione e nella riaffermazione del carattere d'identità della città di Pordenone. Vai. Ultima immagine, questa è un'immagine di un elaborato che si chiama Nuove strutture energetiche, che è l'insieme di tutte le aree pubbliche della città che potranno essere usate anche a fini energetici, per la captazione delle acque, per le pompe di calore, per la localizzazione di varie strutture per la produzione di energia rinnovabile, perché la nuova città, che dovrà essere una città post petrolio, si dovrà pensare così, a partire da adesso, dovrà essere una città che punta sulle rinnovabili. I nostri servizi e le infrastrutture sono state pensate per la città del petrolio, i distributori, i gasdotti, i metanodotti, eccetera, 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 sono tutti stati pensati per quel tipo di città. Adesso nasce una nuova città e abbiamo bisogno di nuovi spazi, un po' più larghi, perché le energie rinnovabili sono molto meno intense delle energie fossili, e quindi dobbiamo reinventare anche da questo punto di vista la città. Le città fanno fatica, la città che è più avanti, poi se decide di rimanere indietro, ma la città che è più avanti, perché è più fortunata, perché è stata avvantaggiata dalla sorte, è proprio Pordenone, perché ha una macchina incredibile che è stata costruita nel corso di 3 secoli proprio per fare una produzione energetica sostenibile a favore della città. Questa è l'immagine finale. Tosca, confermi? Sì. Ecco, questa è il tipo di proposta che ci sarà all'interno del piano, una proposta che comincia a confermare una serie di elementi che tutti dicono di conoscere, però pochi hanno scritto e pochi hanno disegnato, gli altri sapevano la mente, ma noi abbiamo bisogno di scritti e di conferme per costruire su questo una prova, un ricordo dell'identità per costruire nuove possibilità future. Ecco, questi sono gli elementi che ci saranno all'interno del piano, e poi il piano dirà che la differenza fondamentale tra il passato
e futuro, nella pianificazione e nella gestione, è quello che la rigenerazione sarà un processo umano, che è un processo che andrà avanti per molti anni, per decenni, è sostanzialmente diversa dal passato, ha bisogno delle idee, delle idee di futuro, ma anche di una lettura non conformista, non retorica del passato. La città del passato, quelle pre-industriali, praticavano la rigenerazione urbana da sempre. Nella mia città, Pavia, la più grande storica dell'arte che ha fatto studi sulla città romana, ha detto: a Pavia non si trova il livello romano, ma non perché noi non siamo capaci di scavare nel posto giusto, non sappiamo dove erano i monumenti, il foro, la biblioteca, non ci sono più, perché i nostri concittadini alla fine dell'epoca antica se li sono scavati, hanno preso le pietre e le hanno utilizzate, e nel Medioevo hanno preso le pietre dell'età antica e se le sono riutilizzate. In termine molto update si dice embedded energy, quello che i romani hanno sempre fatto, diciamo al secondo secolo dopo Cristo fino alla fine dell'impero romano, e nel Medioevo si faceva solo questa cosa, il recupero della città e il recupero energetico. Questo però cambia i connotati, perché le città romane il recupero e il restauro lo facevano nell'edificio stesso. Voi non trovate un edificio e di fianco il museo fatto dai romani, voi trovate il museo dentro l'edificio, perché tutte le epoche sono rappresentate dentro lì. Quando è stato Francesco Di Giorgio Martini ha costruito la grande rampa del Mercatale a Urbino, e Ghinelli nel Settecento ha costruito il teatro sopra la rampa elicoidale di Francesco Di Giorgio, ha fatto una grande opera di architettura. Se fosse stato nel XX secolo sarebbe finito in galera, ma subito, e avrebbe preso 30 anni. Avrebbe riempito un po' di talk show, perché sarebbe stato accusato di aver distrutto un grande bene storico-artistico. È una battuta, ma fino a un certo punto, perché noi siamo chiamati a fare la rigenerazione urbana, ma siamo capaci di fare il recupero dei monumenti storici. La rigenerazione urbana è un'altra cosa. E quindi il tema di che cos'è un ecomostro e cos'è una rigenerazione è un tema su cui nessuno è preparato. Agiamo per sillogismi che non sono dimostrati. Noi pretendiamo di recuperare la villetta della signora Pina come un'opera del Settecento. Capiamo come si fa il restauro, la ristrutturazione, il risanamento conservativo, non sappiamo ancora come si tratta la riqualificazione di massa delle città. È molto più simile a quello che facevano nel Medioevo che a quello che abbiamo imparato a fare. I beni culturali vengono omologati decennio per decennio, e infatti io sono sicuro che nel 2040 Cinisello Balsamo verrà nominato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, perché è così, perché si stanno recuperando tutti gli elementi del passato, e a mano vengono storicizzati. Ma noi non possiamo recuperare la nostra città così, e quindi dobbiamo stare attenti, vigilare, avere idee chiare, ma capire anche che la riqualificazione dell'esistente contemporaneo deve essere costruito inventandoci degli altri modi. E lì entra in gioco il ragionamento che faceva Tessadori, che era un ragionamento di carattere generale, che poi ha applicato a quello che io chiamo il sistema ecotecnologico. Ma è un problema di ribaltare il modo in cui vediamo la città, perché noi siamo in una realtà post-fordista, ma i ragionamenti sono le strutture amministrative, sono quelle della città fordista. Il modo di ragionare che abbiamo è quello della città fordista. Il discorso sui costumi
è quello della città fordista. Il ragionamento che facciamo sulla mobilità è quello della città fordista, e quindi è per quello che almeno le infrastrutture che pensiamo per una città dei prossimi 20 anni dovranno essere pensate per una città post-industriale, quindi post-fordista, ma anche post-petrolio, perché quello è il tema. E quindi è una grande sfida, è una grande sfida. E il sistema con cui ha iniziato Tessadori la sua presentazione è la risposta. La risposta è, poi facciamo i disegni, ma adesso dobbiamo ridefinire alcuni elementi, perché abbiamo bisogno di ricalibrare gli strumenti. Voi sapete la famosa battuta di quelli che vanno per la prima volta a un concerto e dicono: ma perché questi qui continuano a provare gli strumenti? Non li potevano provare prima a casa? Perché? Ma non si può provarli a casa, perché devi provarli gli strumenti nel posto dove sei, e tutti assieme, perché la messa a punto è una messa a punto collettiva. E quindi il tema di richiamo che faceva Tessadori a la cultura è la base per mettere a posto il diapason su cui possiamo calibrare il modo di fare gli interventi.